Io vorrei partire dalla mia storia personale sui social. Io sono partito così, quarta elementare, per entrare su Facebook mi spacciavo per 97enne. Quindi lì vedete 97. E ancora oggi c'è quell'anno lì, non c'è 2001, che è l'anno in cui sono nato. Questo è il primo accesso, prima volta mia vita sui social. Facebook, esatto. E diciamo che io ho avuto un percorso un po' particolare con i social. E vorrei farvi vedere il primo video in assoluto che fece in tutta la mia vita, che è proprio su, che riguarda proprio il tema dei social. Quindi vorrei farvelo vedere e vorrei vedere le vostre reazioni. Si sente giusto l'audio? Io sono 2001. Questo video? Questo video è del 2017. No, aspetta. Non so come funziona l'audio qua. Sai come funziona? No, perché non... ma io sto attivando, però non va. Ah, devo essere... Ok, dalla TV mi sa. Ok. 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 Ok, vai. Ragazzi, silenzio, così ascoltate per bene. Ok, questo è un video che ho fatto per scuola, sul tema dei social, con i miei compagni di classe. Non so dove andare. Ok ragazzi, non so bene quale sia la vostra reazione. Cosa? Sì, allora, non so bene quale sia la vostra reazione, però personalmente è un po' è un po' cringe, sì, cioè rivedersi così, dire queste frasi, cioè sinceramente non le direi ora in questo modo, però fa parte della vita, nel senso che... Cioè, comunque è interessante vedere come si è dal passato, no? E niente, e comunque era giusto per farvi riflettere un attimo sul tema dei social. Come avete visto, la frase finale è... qual è la frase finale che non mi ricordo? Se guardi sempre in basso, non è tipo guardare. Ok, bravi.
Bene, ecco, aspettate. No, aspettate un attimo. Ok, ecco di cosa parlavo. Ok, grazie per l'attenzione, spero vi sia piaciuto. E niente, chiaramente quando sono entrato io sui social, ma immagino anche voi, alcune delle cose che abbiamo visto è tipo post come questi, no? Metti like e ti voto. Oppure metti like e ti dico quanto sei bello da 1 a 10 e così di questo tipo. Questa è un po' la fase in cui sono entrato su Facebook e c'erano posti del genere. La cosa affascinante qual è? È che nel corso di questi anni le cose stanno cambiando in fretta. Tanti nuovi social, Instagram, Snapchat e tanti altri. Ora abbiamo TikTok. Come direbbe Berlusconi, TikTok tac. Ed è un social molto particolare perché... Cosa? Niente, ah, scusa. È un social molto particolare perché la struttura con cui è fatto è, cioè, va tenuto in considerazione. Cioè, stiamo parlando di un social in cui ti incentiva ai balletti. Cioè, io ero in Egitto, ho preso questo telefono di una persona che conoscevo, notifica di TikTok, dice Ahlarox, ovvero i migliori balletti. E mi ha colpito come cosa, perché non è che tu entri su TikTok e vedi la gente che balla. Ma è TikTok stesso che dice, guarda, vieni qua che c'è gente che balla. È diverso. È la piattaforma che ti dice, guarda, vieni qua che è una cosa bella. Vieni qua che ti faccio vedere tante cose belle. Ed è abbastanza problematica come cosa. È problematica perché, chiaramente per noi oggi può sembrare non problematico, cioè nel contesto in cui viviamo oggi in Italia, nella società in cui viviamo, può essere non problematico, perché siamo soliti pensare, ma sì, dai, ma che sarà mai? Ma sì, dai, ma tanto mica fa danno a qualcuno, eh? Ma sì, ma fatti i fatti tuoi. E queste frasi non sono casuali. Derivano da un modo di pensare, riconducibili a due tipi di filosofie. Il liberalismo, che dice fai quello che vuoi finché non fai danni ad altri, e l'individualismo, ovvero io penso solamente a me stesso, non penso a quali conseguenze ha sugli altri quello che faccio. Ma penso solamente a me stesso, non mi occupo di quello che può succedere agli altri. E sono due tipi di ideologie abbastanza pericolose. Il liberalismo è abbastanza incompleto, ha le sue pecche, banalmente. Se per noi va bene quella frase, vuol dire che io ora posso tagliarmi il braccio qui davanti a voi e può andare bene. Oppure posso suicidarmi e andare bene. Oppure andare in giro nudo e va andare bene. E tante altre cose. Ma anche l'individualismo ha le sue problematiche. L'Islam invece propone una via più diversa. Non solo non recare danno ad altri, dice l'Islam, ma non recare danno neanche a te stesso. Il Profeta Sallam appunto disse, non recate danno a voi stessi e non recate danno agli altri, no? Ed è molto interessante. E quando pensiamo a queste ideologie, a questo tipo di idee, solitamente noi abbiamo paura. Pensiamo al femminismo e allora pensiamo, ah, devo accettare il femminismo. Pensiamo al liberalismo, allora diciamo, ah, devo accettare il liberalismo. Senza pensare un attimo effettivamente in cosa consistono questi tipi di ideologie. Io vorrei farvi ragionare su un unico punto. Ovvero che le ideologie sono problematiche. Nel senso che se voi prendete un'ideologia, quindi il femminismo ad esempio, lo guardate tutto quanto, vedrete che ci sono alcune cose positive e alcune cose negative. Quindi la questione è, non possiamo adottare ideologie altrui così a caso, perché di per sé sono problematici. E questo lo diceva benissimo Nietzsche. Nietzsche fa un'argomentazione molto facile, ragazzi. Nietzsche dice, qualsiasi cosa crea l'uomo è imperfetto. Le ideologie sono invenzioni umane, dunque le ideologie sono imperfette. Per definizione. E io spero che voi, cioè,
spero che tutti quanti noi cerchiamo di essere consapevoli di questo, perché talvolta cerchiamo di adeguare l'Islam ad altre ideologie e così via, senza renderci conto che queste ideologie sono imperfette, hanno le loro problematiche. La libertà, il liberalismo si focalizza sulla libertà. La libertà è una cosa bella, c'è anche da noi nell'Islam, però la questione è come viene definita la libertà? Quale concezione ha la libertà nell'Islam? Non capisco cosa c'entri. La questione è l'ipersessualizzazione, tipo su TikTok, è un bene o un male? È chiaro che se non abbiamo una filosofia di riferimento è difficile stabilirlo. La questione è, cerchiamo un attimo di capire che cosa è giusto e cosa è sbagliato su questo approccio, sul tema della sessualità. Così poi capiamo cosa è giusto e cosa è sbagliato poi sui social. Ok, questo è quello da cui vorrei partire. Bene, andiamo avanti. L'Islam invece cosa propone? Propone via moderata, cioè non devi farti guidare dalle tue pulsioni, ma devi tu cercare di guidarle. È difficile, lo sappiamo tutti, siamo giovani, anche io lo sono, bla 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 bla. Però questo è quello che c'è richiesto a fare. E questo ha suoi lati positivi, come ad esempio appunto, sei tu che guidi le tue pulsioni e non sei guidato dalle pulsioni, no? Perché essere guidati dalle pulsioni non è una cosa così tanto bella, significa essere schiavi dei propri desideri, non è proprio il massimo. E un'altra cosa è la valorizzazione. Cioè, quando io mi metto con una persona, non è solamente per avere quel certo rapporto, ma lo valorizzo. Anche se siamo davanti a difficoltà, va bene, andiamo avanti, continuiamo, affrontiamo difficoltà insieme e così via. Quindi non è che alla prima difficoltà scappo e vado in Messico. Quindi anche la responsabilizzazione delle due persone e così via. E l'Islam non è che vede in maniera negativa le nostre pulsioni, il nostro corpo e così via, ma lo vede come un mezzo che può portarci verso l'innalzamento spirituale oppure il decadimento. Quindi sta a noi decidere come sfruttare i nostri desideri, il nostro corpo, le nostre pulsioni e cercare di capire verso dove vogliamo dirigerlo. E nell'Islam un altro concetto importante che sempre riguarda la sessualità è il pudore. Il pudore, che in arabo si chiama al-hayè. Il detto del profeta Muhammad, pace e benedizioni su lui, è: la fede ha più di 70 ramificazioni e il pudore è parte della fede. Ibn al-Qayyim dice: chiunque non ha hayè non ha nulla di umano tranne l'apparenza esteriore. Ibn al-Qayyim è molto interessante perché lui dice: Avete presente Aristotele che dice l'essere umano è un animale sociale? Avete presente? Ok. Ibn al-Qayyim dice invece l'essere umano è un essere pudico ed è questo quello che lo distingue dagli animali. Cioè, se qualcuno di noi ora, in questo momento, fosse nudo, la prima cosa che farebbe spontaneamente è coprirsi. Un animale, non lo so, non penso lo farebbe. Anzi, gli animali vanno di solito in giro nudi, no? O sbaglio? E secondo Ibn al-Qayyim proprio questa cosa qua quello che ci differenzia dagli animali. E perché gli animali non hanno pudore? Perché il pudore richiede un alto livello di coscienza di se stessi. Che è molto straordinario, perché non riguarda solamente la coscienza di se stessi, ma anche la moralità, no? Che è qualcosa di veramente complesso. Quindi per questo motivo che magari vediamo Tom e Jerry che sono sempre nudi, no? E Nukaim dice anche: se non fosse per il Hayè, l'uomo non avrebbe mai ospitalità verso un ospite, non manterrebbe mai una promessa, non si prenderebbe cura dei bisogni degli altri, non eviterebbe l'oscenità, non coprirebbe le sue parti intime e non si asterrebbe dalla fornicazione e non sarebbe gentile verso i propri genitori. Questo per farvi capire che il concetto di pudore non riguarda solamente il lato di coprirsi le parti intime e così via, ma è più largo. Riguarda ad esempio, che ne so, la corruzione. Quindi magari, che ne so, uno vuole corrompermi, io sento una certa vergogna interiore dal fatto che qualcuno vuole cercare di corrompermi, ad esempio. E appunto Al-Munawi, che anche lui è un altro sapiente che riflette su questo argomento, dice: se fossi nudo in pubblico, come ti sentiresti? Ecco, Al-Hayè è proprio questo. È proprio provare questo. È proprio il fatto che il musulmano provi la stessa sensazione all'idea di compiere un peccato di fronte ad Allah subhanahu wa ta'ala. Questo è il pudore. E il pudore non è solamente qualcosa che c'è solamente nell'Islam, ma se ne parla anche fuori dall'Islam. Galimberti infatti dice: il pudore... Vabbè, ve la riassumo perché sennò ci mettiamo troppo. Il pudore che difende la nostra intimità
difende anche la nostra libertà, dice Galimberti. Ma contro tutto ciò soffia il vento del nostro tempo che vuole la pubblicizzazione della propria intimità. In una società consumista, dove le merci per essere prese in considerazione devono essere pubblicizzate, gli uomini hanno la sensazione solo di esistere se si mettono in mostra. Cioè, in sintesi, quello che dice Galimberti è il pudore è qualcosa di molto personale, no? Ognuno di noi ha questa cosa. Ma nella società in cui viviamo oggi, questo pudore è molto contrastato dalla logica consumista, ovvero, come si può spiegare in maniera semplice? Allora, è contrastato dalla società in cui viviamo, in cui si tende a dire agli altri mettiti in mostra, fatti vedere, mostrati, e così via. Spero si sia capito. Se la risposta no, alzati la mano, gentilmente. E focalizzandosi troppo sull'apparire, impariamo a vederci noi stessi negli occhi degli altri. Ed impariamo che l'immagine di noi stessi è più importante delle nostre capacità o del nostro carattere o del nostro comportamento. E appunto, è dal momento che noi verremo giudicati in base a ciò che alla nostra immagine e non in base al carattere, tenderemo a focalizzarci sul nostro aspetto esteriore, sull'immagine che noi abbiamo verso gli altri e così via. Possiamo un po' riassumerlo in questa figura. E appunto questo poi questo tipo di società porta poi a delle conseguenze. Quindi appunto Galimberti continua dicendo: laddove un seno reclamizza un telefonino e un paio di cosce un'automobile di lusso, allora dobbiamo dire che il mondo delle merci e la pubblicità sono diventati i veri proprietari del corpo. Cioè, quello che dice Galimberti è: quando noi vediamo le pubblicità, che ne so, del telefono, e vediamo accanto una persona che si denuda, chiaramente ci viene a chiedere ma cosa c'entra l'uno con l'altro, no? Allora Galimberti dice, chiaramente sono accostati uno insieme all'altro per attirare la nostra attenzione. Galimberti però dice, è proprio per questa logica, vediamo come sono le merci che hanno il nostro corpo, sono le merci che ci comandano, perché ci portano a farsi, ad avere quelle posizioni lì, a fare queste cose qui. Allora, ripeto, io non so bene se si capisce quello che sto dicendo. Magari è troppo complicato. Alzati la mano e ditemelo pure. Va bene? Tranquillamente. Tu stai capendo? Ok, alhamdulillah. No, perché ho paura che magari questi termini sono troppo complicati. Tranquillissime. Sara Melotti, che è una fotografa, dice... È una fotografa che ha lavorato per il mondo dell'industria della moda. Dice, l'industria della moda, della bellezza, della chirurgia plastica, si nutre delle nostre insicurezze. E i media sono suoi complici. Sono loro a dirci che aspetto alla bellezza. E guarda caso, sono proprio loro a dirci che prodotti comprare per diventare più belli o più belle. E noi ci caschiamo, riempendoci di cose che non ci servono. E se tutte le persone del mondo si guardassero allo specchio e si piacessero, tante industrie andrebbero in bancarotta. La cosa affascinante qual è? L'Islam propone un altro approccio su questo argomento. L'Islam non ti dice, guarda, devi essere il più bello del mondo. Ti dice, anzi, focalizzati sul tuo carattere, focalizzati su ciò che conta realmente. Infatti c'è questo dua bellissimo che uno può fare allo specchio, che è Allahumma hassin khuluqi kama hassanta khalqi. Ovvero, oh Allah, migliora i miei comportamenti, i miei valori e così via, proprio come hai reso bello il mio corpo. E fa molto riflettere, no? Perché nell'Islam abbiamo questo approccio. Accetta il tuo corpo e anzi migliora le cose più importanti. Il tuo carattere, i tuoi valori e così via. E il pudore non è solamente nella nostra vita reale, ma anche sui social. Anche sui social vale il concetto di pudore. E allora qui io ho diviso il tutto in due parti. Ora noi parleremo dei social da utente, ovvero tutti noi, quando noi entriamo sui social. Che cosa vediamo, cosa succede, ora ne parleremo. In una seconda parte invece parleremo dell'approccio da creatori di contenuti, cioè quando noi postiamo le storie o pubblichiamo un video, che cosa possiamo dire al riguardo? Partiamo dalla prima parte, da utente. Da utente c'è una cosa molto interessante, il paradosso di Instagram. C'è questo studio che hanno fatto e hanno notato che le persone che usano i social sono maggiormente tristi, depresse su Instagram.
Ed è particolare perché se ci pensate su Instagram ci sono tutte le foto di persone felici, contente, la vita è bella, feste, tutto quanto, no? Ed è paradossale perché com'è possibile che noi nel posto dove tutto quanto è bello ci deprimiamo? Che risposta dareste? Perché succede secondo voi? Prego, Ale. Perché ci confrontiamo, cioè come siamo noi la nostra vita rispetto agli altri. Esatto. Esatto, proprio questo, questa è la questione. Infatti ora c'è un altro social che sfida questa logica, BeReal, no? Qualcuno qui lo usa BeReal? Alza la mano chi lo usa? Nessuno usa BeReal? Nessuno lo usa? Meglio così, neanche lo... tu lo usi? Ok, io non lo uso. Però è rivoluzionario se ci pensate, perché l'idea di fondo è... L'idea di fondo di BeReal è molto rivoluzionario. Perché in un contesto in cui noi siamo abituati alla falsità, a tutto perfetto e così via, BeReal dice, sì, è vero, almeno più possibile, poi chiaramente immagino che anche lì non so quanto sia reale, però è comunque rivoluzionario come idea. Attenti al FOMO, ovvero FOMO sta per una sigla che sta Fear of Missing Out. Avete mai provato, non è mai successo a voi quando, che ne so, magari non siete andati al gemisesto? Vedete le storie del gemisesto e dici, caspita, quanto avrei voluto essere lì anch'io, ma caspita, quanto era bello, ma caspita, non me l'aspettavo. E invece tutte le volte in cui vengo al gemisesto non è mai bello, però le volte in cui non ci sono, dalle storie sembra bellissimo. Vi è mai capitato? È questa cosa qui. Cosa? Non vi è mai capitato? Perché magari il sesto non è mai bello? Sì, ma non per il gemisesto. Sì, era un esempio, magari capita, che ne so... un matrimonio che vi dici, caspita, ma perché non sono stato invitato anch'io? Ho altre cose. Alza la voce, per favore. Ragazzi, per favore. Alle medie di essere andato in gita un giorno e quel giorno la scuola si è allagata. E io, non l'ho visto. Io non ho mai fatto assenze, praticamente l'unico giorno in cui eravamo in gita fuori succede qualcosa a scuola. Ok. E cos'è? Non eri felice di essere lì a scuola, non ho capito? No, nel senso di vedere... Ah, avresti voluto vedere la scena! Avresti voluto vedere la scena di tutto che si allaga? Sì. Ok, ok. Un po' particolare, però ok. Sono i ricordi che poi porti in tutta la vita, capito? Sì. È stato il giorno in cui... Allagheremo gemisesto! Ok, torniamo a noi. Questa cosa qua dovete capirla, perché... Cioè dovete capire che c'è questo fenomeno, dovete tenerlo in considerazione, perché sennò... Sì, prego. Ma secondo me la FOMO è un sentimento diverso. È tipo qualcosa che fanno tutti gli altri, che sembra bello, e tu dalla foga lo fai anche te per non rimanere indietro. Cioè, quindi non è una cosa che è già successa e quindi rimpiangi di non averla fatta, ma è qualcosa che sta succedendo davanti a te e quindi tu insegui la massa pensando di rimanere indietro. E quindi sì, è un sentimento che rispecchia la tua insicurezza, cioè quindi è un po' diverso rispetto a come l'hai detto, Ok, no, ma non lo so, a me sembra coerente con quello che ho detto, però no, cioè ha senso. Tu vedi qualcosa che succede ora, sì, e dici, ma perché non ci sono anch'io, o no? Non è... qualcosa che sta per succedere. Sì, okay. È vero, anche lì. Un sacco di persone sì, ragazzi, sì. 100 posti. Sì, è vero. Diciamo che... Se non lo faccio adesso, sì, non ci vado. Sì, diciamo che questo concetto include un po' tutto quello che avete detto, secondo me. Poi magari uno deve ancora approfondire. Prego, Sema. No, era questa cosa. Che ragazzi, per favore. Nel senso che la FOMO è riferita a un qualcosa che sta per accadere. Ok. Ok, ma questo concetto qua lo conoscevate già? Ah, ok, buono. Penso che un po' tutti hanno. Meno male. Meno male, buono, cioè sono contento, buono. Bene, allora, visto che ne sapete, andiamo al prossimo. Ecco, vabbè, anche questo mi sa che lo sapete già a questo punto, cioè... Vabbè, ma perché ve l'ho anche già detto poco fa. Quindi, cioè, però è giusto ricordarcelo. Cioè, ragazzi, il miglior mondo fantasy non sono i libri di fantasy di Harry Potter, ma sono i social. Chiaramente sto esagerando, però è per dirvi, molte cose che vediamo sui social è falso. Io sono falso, voi siete falsi, siamo tutti falsi qua. Sto esagerando, però per farvi capire, quando vediamo Chiara Ferragni che fa la foto perfetta, non è perfetta, ha fatto 50.000 foto ed è uscita quella lì casualmente buona alla messa. Ricordiamoci questa cosa, perché noi poi ce la dimentichiamo e poi ci confrontiamo con gli altri
senza una logica dietro. Ecco, la perfezione non esiste. Vi faccio vedere questo video carino. Kylie Jenner knows it like that. She used to look like this. A nice, normal girl. And what she's done is convinced other nice, normal girl. Ok. Kylie Jenner didn't always look like that. She used to look like this. A nice, normal girl. And what she's done is convinced other nice, normal girls that she made her face go from this to this via a lipstick that only she sells. Just to let you in on something, I'm wearing that lipstick right now. Ok, spero avete capito. Stai dicendo... Eh? Sì, sì, infatti ora la faccio. Stai dicendo... avete visto la donna di prima? Ecco, da bambina, come vedete, non era chissà quanto bella. Ora la vedete bellissima. E cosa fa sui social? Ci dice, guardate, comprate questo bel rossetto, così sarete bellissime quanto me. La ragazza dice, ecco, io ho comprato il rossetto, l'ho messo ed ecco come sono. Vi sembra uguale? Devi comprare la plastica. La plastica? Kylie Jenner didn't always look like that. Sì? Sì, prego. Che parlava? Secondo me è più una mossa di marketing che di social. Cioè, perché lei ha detto questa frase per comprare gli altri il suo prodotto. Sì. Ha usato se stessa come mezzo di comunicazione, di pubblicità per promuovere la sua attività. Sì, assolutamente, sì, sì, sì. Cioè, magari non è che l'ha fatto per migliorare la sua immagine, perché lei ha già una sua identità, una sua immagine, ma l'ha fatto per le sue tasche. No, assolutamente, assolutamente. Cioè, alla fine molte cose che noi vediamo sui social sono fatti per motivi economici. Certo. Infatti poi ci torneremo. Allora, ecco, appunto, a proprio riguardo questo, ascolta cosa dice questo signore. Non so se avete mai visto quelle cose quando è fuori un nuovo modello di iPhone o cose del genere, impressionante, non è prima si crea bisogno, poi ecco il prodotto. La pubblicità non produce, non è che vende prodotti, quando gli fanno vedere una macchina non è che vende un prodotto, vende un bisogno. Fai sorgere in voi un bisogno, tratte pubblicitario, poi di Pack Bader, ha scritto un libro, e qui dice. Quando voi avete messo io tutti i soldi per comprare la vostra nuova automobile, io vi avrò già prodotto una nuova. Della vostra felicità non me ne importa niente, perché chi è felice non consuma. Le cose nuove non restano mai nuove e diventano vecchie il giorno dopo. Ok, tralasciamo la parte motivazionale, cioè il sottofondo motivazionale che fa ridere, sincero. Quello che stai dicendo è, magari noi non abbiamo bisogno di niente in questo momento, magari voi non sentite il bisogno di qualcosa. Però io facendovi vedere una pubblicità, dite, caspita, la voglio anch'io quella roba lì, la voglio comprare. E allora lui cosa stai dicendo? La pubblicità non solo ti vende il prodotto, la macchinina bella, ma ti vende il bisogno, cioè fa sì che tu senta la sensazione di aver bisogno della macchina. Ed è molto affascinante. Ma andiamo avanti. Vi faccio sentire questa battuta carina. Lo conoscete lui? Ah, sì. Ok, vai. Ah, io lo so come puoi dibattere l'economia, però dico io ve lo dico. L'economia la muovono i depressi. Che cosa sto dicendo? Ma cosa state dicendo voi? Chi è che compra? Una persona che non si accontenta di quello che ha, ecco chi compra. Se io sono felice di quello che ho, perché devo comprare? Ah, non mi serve niente, non mi serve. Io sono felice ed orgoglioso di quello che ho e non compro nulla. Ecco. Ti è piaciuta? Ok. È giusto per farci riflettere sul rapporto tra soldi, social, noi che compriamo. Ecco, spero che vi sia utile per riflettere. Allora, a mio parere, per usare al meglio i social, per evitare svantaggi, tossicità e così via, una cosa importante è non seguire, non followare ciò che ti danneggia. Cioè, io a un certo punto della mia vita mi sono chiesto, ma perché seguo le modelle? Perché seguo le modelle? Perché, per quale motivo seguo le modelle io? Me lo sono chiesto. Tu che risposta ti sei data? Esatto, per quale motivo? Me lo sono chiesto. Cioè, è utile per la mia vita? Mi porta beneficio? È una domanda che mi sono fatto a un certo punto. E ho detto, no. Anzi, mi reca danno. Allora ho cominciato ad unfolloware. Altri personaggi, tipo Fedez e Chiara Ferragni, chiedetevelo. Vi porta a voi stessi più danni o benefici? Chiedetevelo. E se la risposta è più danni, allora pensate bene se è il caso di followare oppure no. Se vi porta più benefici,
non so come, però se qualcuno porta più benefici, ok, non so cosa dire. E, ecco, ricordiamoci anche questa cosa qui, non mettere like, ragazzi per favore, non mettere like a ciò che islamicamente non va bene. Cioè, alcune volte io sono basito, cioè vedo certi post strani e poi vedo like di persone musulmane. Allora, vi faccio un esempio. Ah sì, vabbè, poi ci arriviamo dopo, allora niente. Però sì, avete già capito, poi ci arrivo a sto punto. Un'altra cosa è non cantare o promuovere ciò che non conosci. Quante volte su TikTok abbiamo fatto un balletto o abbiamo cantato una canzone che poi scopriamo che quella canzone lì è in un contesto provocatorio, pieno di parolacce, oppure le parole in sé sono parolacce o parole che islamicamente non vanno bene. Vi sarà capitato, immagino? Sì, dai. Ecco, magari è il caso di... Ecco, magari è il caso di essere più consapevoli di queste cose. Allora, torniamo al punto precedente. Io vi ho detto prima non mettere like a ciò che islamicamente non va bene. Ragazzi, per favore, so che state per ridere, però prendiamo la cosa seriamente. Ok, vi è mai successo di commentare ad un vostro amico o qualcun altro? Mashallah, ma quanto sei hot? Ok, io non cerco di dire... Ok. C'è qualcuno che non è convinto? Prego, cioè se vuoi commentare, prego. Un amico o qualcun altro, non lo so, in generale. Ok. Allora, se qualcuno vuole commentare, benvenuto. Ragazzi, per favore, se qualcuno vuole commentare, benvenuto. Andiamo a commentare. No, se qualcuno vuole commentare, dire qualcosa, alza mano e dice. Allora, io vorrei un attimo che... Si capisco quello che intendo dire, cioè... Ok, aspetta, ok. Cioè, io intendo dire ciò che non va bene islamicamente, come esempio, appunto, immagini in cui magari uno mostra cose che non deve mostrare, ad esempio, e così via. Ok, cose di questo tipo. È per questo motivo che questi commenti non vanno bene. Non vanno bene perché, come ho detto prima, islamicamente dovremmo avere un approccio su questi temi particolare, no? Come metto prima, abbiamo parlato di sessualità, islam e così via, pudore e così via. Quindi incentivare a questo tipo di post non è proprio il massimo islamicamente, dobbiamo tenerlo in considerazione. E appunto scrive ad una persona che mette in mostra certe parti del corpo sui social e noi gli commentiamo, mashallah, ma quanto sei bravo o brava, è un po' come dire bismillah prima di bere dell'alcol, cioè non è tanto diverso se ci pensate, o sì? Non lo so, pensateci. Però è abbastanza contraddittorio se ci pensate. Bismillah, bevo l'alcol. È un controsenso. È un mezzo peccato. pensateci. E l'Islam cosa ci propone su questo argomento? Il profeta Muhammad, pace benedizione su lui, ci disse: chiunque veda male, cerchi di cambiarlo con le mani. Se non sei in grado di farlo con la lingua. Se non sei in grado, allora abbia una riprovazione dal cuore. E questa è la forma più debole di fede. Noi oggi siamo soliti fare il contrario. Siamo soliti magari a con le mani ad applaudire, con le lingue a dire bravo, brava o bravi, e non provare più una riprovazione dal cuore. E allora bisogna un attimo rivalutare queste cose, bisogna un attimo rifletterci su. Ecco, saltiamo un'altra domanda, così magari ci sentiamo meno in imbarazzo. Allora, quanto tempo usiamo sui social? Quanto tempo usate voi, secondo voi? Quanto? Dimmi il numero. Quante ore? Al giorno? Sì, al giorno. Un'ora, ok. Non lo so. Altri? Quante ore usate? Quante ore usate, socio? Mediamente. Mediamente. Allora. Mediamente. Ragazzi, per favore. Mediamente, in un giorno, per quante ore stai sui social, mediamente? 4 ore. Comunque potete vederlo sui vostri telefoni, cioè... Quanto? Un'ora e 20. Ok. 36 minuti. 36 minuti, inizia. Ma ecco, WhatsApp è compreso. Sì, tutti i social. Grande, bravissima. Ok, torniamo a noi. Ragazzi, per favore, torniamo a noi. Attenzione. Allora, mediamente si dice che nel 2022 le persone mediamente stanno sui social 2 ore e mezza. Io mi aspettavo molto di più, sincero, però 2 ore e mezza. Non ti sento? Ok, sei quasi vicino alla media. E allora... Io non so per stop lavorativi. Va bene, ci sta.
Torniamo a noi, ragazzi, per favore. Ragazzi, per favore. Per favore. Fratello, come ti chiami? Omar. Dai, Omar. Ragazzi, ok. Cosa per farvi riflettere su quanto spendete la vostra vita sui social? Cioè, se ci pensate, se usate due ore al giorno i social, significa un dodicesimo della vostra giornata. Ovvero circa un dodicesimo della vostra settimana, del vostro mese, del vostro anno, della vostra vita. Un dodicesimo la passate lì dentro sui social. E allora è il caso di chiedersi, come lo sto usando? Come sto usando? Per cosa sto trascorrendo il tempo per quel dodicesimo della mia vita? Ed è il caso di rifletterci su. Il mio consiglio su questa parte è: seguiamo pagine benefiche. Attenzione, io ho detto benefiche e non utili, perché quando pensiamo a utile pensiamo, io faccio ingegneria per poi fare soldi. Quindi l'utile è legato ai soldi. Invece io dico benefico per dire benefico in generale. Benefico per il nostro corpo, per la nostra mente, per la nostra salute. Magari appunto possiamo seguire anche pagine divertenti, perché no? Kabilame, ad esempio, va bene, cioè ci sta. Sono pagine benefiche che ci fanno ridere, ci fanno imparare, ci fanno riflettere e così via. E appunto perché le componenti di noi esseri umani, islamicamente quali sono? Sono lo spirito, la mente, al-nafs, noi stessi, e appunto al-qalb e il corpo. Quindi è giusto pensare a come migliorarci in tutti questi aspetti. Mio fratello, ad esempio, è uno sportivo, ama molto seguire pagine di sport, di calcio e così via. E la domanda ora è, quali pagine benefiche segui? Cioè, se voi ora doveste consigliare a qualcun altro una pagina interessante, utile, benefica, quale proporreste? Ok, a parte quello? Islam Speranza. Islam Speranza, ok, sì, la conosco anch'io. La conosco anch'io, carina. Carina, poi? Consigliamoci. Ok, ok, ci sta, perché no? Cucina, come si chiama? Non è che buon paio, però comunque in voglia, anche magari sono ricordi semplici per una persona legata come me, sì. È utile. Sì, sì, sì. Sì. Sì, io seguo Chef con Ruben. Ok. La conosci? Ok, poi altre pagine carine che proporreste? Scusami? Non ti sento, alza la mano, la voce per favore. Dinne uno che magari consideresti in generale. Strong Believer. Strong Believer, ok, bella pagina. Dicevi? Akbar Italia. Akbar Italia, ok. Okay. Dei? Ok. Certo, certo, certo. Va bene. Va bene, va bene. Teniamo a noi. Io ho proposto questi. Ecco, bravo, lo conosci? Bene. Sono delle proposte che io seguo personalmente, che magari consiglierei. Ad esempio c'è questo tizio qua che fa fisica sui social, molto carino. Perché consiglieresti Kabilame? Perché li consiglierei? No, perché Kabilame. Kabilame? Cosa fa Kabilame? Allora, è un tipo di intrattenimento che non è haram, nel senso che, vabbè, non c'è nulla di haram in quello che lui fa, no? Non dice parolacce, non fa... Consigliare altra gente. No, adesso non mi viene in mente, il primo che mi viene venuto in mente poi è quello più famoso. Sì, sì, sì. Poi quello che mi è venuto in mente, quello più noto in questo momento. Poi se tu non conosci altri consiglia pure. Will? È tipo, prendete fanpage? Ecco, è simile però meglio. È senza le pubblicità un po' strane, tipo... Cosa? Cosa che hai detto? Sono dei bugiardi. Allora commenta e scrivi, guardate se siete bugiardi. Vabbè ragazzi, andiamo avanti. Scusa? Non ho capito, scusami. Sì, se tu pensi io dica bugie va bene. Però provalo poi. Non ti sento? Grazie. Verso fine novembre uscirà un altro, inshallah. Allora, torniamo a noi. Disattivare le notifiche è un consiglio che do e che io faccio in primis. Però il rischio qual è? Io ho disattivato le notifiche, però talvolta mi viene voglia, cioè mi esce questa cosa del... Allora entro, cioè appunto, visto che non riesco a vedere le notifiche, entro dentro il social per vedere cosa c'è.
Ed effettivamente è problematica come cosa. Però sicuramente ti rende la cosa più faticosa. Cioè, un conto è vedere le notifiche così appena prendi il telefono. Un altro conto è dover sbloccare, entrare sul social. È più faticoso. Quindi magari la tentazione di entrare è minore. Almeno per me personalmente. Poi ognuno ci ragiona sulla propria vita e così via. E poi un'altra cosa che non riesco a capire. Cioè, io disattiverei anche per quest'altro motivo. Cioè, io vedo gente studiare. Poi a un certo punto, din, suona il telefono e si distrae. Ma disattivalo, cavolo. Ma io non riesco a capire. Cosa? Quando l'ho preso, non disturba, ci ho messo. Ah, tu hai messo l'opzione di non disturbare? Bravo, fai bene. Non ti sento, scusami. Sono famoso. Sei famoso? Meno male, meno male. Prego, prego, prego. Una alla volta, scusate ragazzi, prego. Secondo me se si disattivano le notifiche e cominci a sbloccare il telefono, entrare nell'app. È quello che ti ho appena detto, sì. Però a un certo punto questa barriera che tu poni, questa frizione, dopo un po' diventa automatica, quindi non te ne rendi conto. Mm. E quindi tu passi più tempo a sì. Arrivare nell'app che a cercare. Sì, 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 sì. Da una parte ha un lato positivo e sì. Dall'altra. Hai ragione, quindi ognuno, cioè è uno spunto, ognuno la valuti della propria vita, magari per me può funzionare, per te no. Valutala, ma è un'idea nuova magari per te. Provala. Sì. Ah, prego, altra mano, prego. Brava, fai bene. Impariamo da come ti chiami? Greta? Scusate, non sento bene. Eia, impariamo da Eia, ragazzi. Grazie, Eia. Spegniamo il wifi, brava, fatto bene. Disattivare le stories. Cioè, capita anche a voi magari, che ne so, su Instagram di seguire... Raga, piano. Capita anche a voi magari, che ne so, su Instagram seguire una persona, però poi vedi le sue storie e dici, ma perché pubblica queste storie? Cioè, a me non interessa niente. Ecco, però a suo tempo dite, però non c'ho voglia di unfollowarlo. Poi pensa male, poi pensa che io ce l'ho, oddio, così, di questo tipo. Una soluzione che ho trovato è disattivare le stories. Cioè, voi potete andare dalla storia di qualcuno, premerlo e mettere silenzia. E così non vedete più le sue storie. Molto utile. Oppure su TikTok. Cioè, ragazzi, TikTok. Anche, cioè, si tratta di TikTok, una donna o un uomo un po' così che mostra appunto le parti del suo corpo, lo trovate. Molto facile trovarlo, non ci vuole chissà che cosa. Dipende da te per te. Dipende da te per te, esatto. Io faccio non mi interessa perché io sono... Ed è quello che sto proponendo qui. Esatto, bravo. Mi hai anticipato. Quindi l'idea è far capire a TikTok cosa ti interessa e cosa no. Far capire a TikTok, scusate. Ragazzi, per favore, ci siamo? Come ti chiami? Zied. Ok. Torniamo un attimo a noi. Dicevo, quello che hai detto è molto importante, è molto utile, perché tu appunto fai capire a TikTok cosa ti piace e cosa no, e di conseguenza non ti propone certe cose. Bene, abbiamo parlato da utente. Cominciamo a parlare da creatore di contenuti. Io non so se c'è qualcuno qui che crea contenuti. Vabbè, effettivamente tutti noi creiamo contenuti alla fine. Pubblicando stories, TikTok e così via. Però magari c'è chi lo fa di più rispetto ad altri. Allora, concetti generali. Abbi un perché. Vabbè, questo è soprattutto per chi vuole fare seriamente creatore di contenuti, nel senso che chi vuole mettersi e pubblicare tantissimo e così via. Avere un perché. Perché lo fai? Qual è il tuo scopo? Qual è il tuo obiettivo? Cosa vuoi raggiungere con i video che fai? Prego. Però secondo me stendibile per tutti quanti noi. Cioè sì, 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 sì. Una foto nostra, oppure una qualsiasi storia. Sì. Una cosa che hai ragione. Noi. Secondo me, cioè, devi arrivare a un momento in cui tu arrivi ad avere un fine. Sì. E tante volte, secondo me, è difficile. Sì, sì, cioè, sì. Nel senso, solo per pubblicare questa storia qui. Cioè, mi fermo un secondo e dico, perché lo sto pubblicando? Mm. E devo riuscire a convincere me stesso. Sì. Devo avere anche un po' di onestà intellettuale di dire perché lo sto facendo. E poi, alla fine, chiaramente è un qualcosa che uno fa con se stesso, però... fa riflettere tanto. Secondo me tantissimi contenuti lo pubblicheranno se davvero cercassero di arrivare al fine o ciò che sta alla base di ciò che noi pubblichiamo. Mm. Però quello fico. No, è importantissimo quello che hai detto. Io ho accentuato il fatto di persone che pubblicano tanto perché è soprattutto lì che questo concetto è molto importante. Però sì, assolutamente. Anche quello che dice è giusto. Però lì è ancora più importante perché tu ti trovi a pubblicare tanto senza capire il motivo e senza capire qual è il fine di quello che fai ed è problematico. Poi capiremo perché è problematico. Però, ecco, questo è un concetto importante comunque. Appunto, ancora peggio. Ci
so, man, cioè se vai su account vedi, non so, 200 post in cui la maggior parte sono loro, ok, quindi la loro faccia oppure cioè la loro figura, ok, e non ha senso. Okay. Cioè alla fine se ci pensi dici, cavolo, no, cos'è? Cioè è un mercato, per esempio, in cui le persone devono andare sul mio profilo e vedere se vado bene, se sono bello, per esempio, da comprare. Qual è questo mercato? Ok. Cioè alla fine Instagram arriva ad essere un mercato di persone. Cioè tu vai a vedere chi ci sta da avere come amico oppure no. E vedi per esempio i tuoi amici su Instagram che postano un sacco di loro foto e certe volte ti ritrovi a dover scrivere magari, cioè ci sta, che bella foto, per dargli un incentivo a mettere un'altra foto. E tutto è tutto un circolo che poi alla fine non ha senso. Cioè ti ritrovi a dire ma cavolo. Sì. Come direbbe qualcuno, viviamo in un'epoca senza senso. Cioè facciamo troppe cose senza pensare qual è il fine, qual è lo scopo. E anzi chiedersi qual è lo scopo, chiedersi perché lo facciamo, diventa quasi strano, diventa quasi insignificante. Tipo, ma che domanda stai facendo? Vabbè, in linea generale spero che voi compriate l'importanza di questa domanda. Non è una domanda casuale, è la domanda da cui partire. Ma non solamente perché sto pensando quella storia, ma perché esisto, ragazzi? Cosa ci faccio in questo mondo? Perché esisto? Qual è il mio scopo? Cosa voglio lasciare quando morirò? Moriremo tutti! Scusate, non volevo spoilerarvelo, però moriremo tutti. Tutti! Allora la domanda è, una volta morto, che cosa voglio aver lasciato? Con cosa voglio incontrare alla sua Ta'ala? Sono queste le domande che contano. Ed è rispondendo a queste domande che poi noi decidiamo cosa fare oggi. Ma andiamo avanti. Non ostentare. Cioè, cosa vuol dire non ostentare? Nel senso che magari sono quelle storie di persone che dicono vuoi anche tu essere ricco come me? Guarda la mia Lamborghini, guarda io vivo a Dubai, guarda qua, guarda là, dai, sii come me. È... Che ci casca scemo. Sì, ok. Chiaramente io ho preso... Fratello? Le cose che vesti. Sì, anche le cose che ti metti. Guardate la mia... Guardate l'ultimo modello che lei viste CR7 che si è messo. Sì, guardate. Guarda che belle queste nuove scarpe, ce le ho. Magari le prendo perché mi piace. Va bene, ragazzi, va bene, torniamo a noi. In generale, l'idea di ostentare, di far vedere, guardate quanto è bella il mio iPhone, guardate quanto è bello le mie scarpe, guardate quanto è bello il mio piede e così via, non è proprio il massimo. Questo è quello che intendo dire. Poi è chiaro che in alcuni ambiti ha senso, cioè se io sono un venditore di scarpe allora ha senso, però appunto dipende da qual è la tua intenzione. La tua intenzione è ostentare oppure no? Ecco, ostentare non è un bene problematico, ma attenzione, questo non vuol dire che dobbiamo vestirci male o non pubblicare più foto in cui siamo vestiti con i nostri vestiti e così via, no, anzi la cosa fascinante qual è? Si dice che l'imam Malik era molto elegante, indossava vestiti costosi, portava anche un anello d'argento. Quindi la questione non è vestirsi male o meno, la questione è vestiti come ti vesti, però non è che ti metti a tirartela. Questo è il punto. La cosa probabilmente, cioè, la si può evitare un pochino, anche se è molto difficile, perché c'è anche quelle malattie del cuore che si sviluppano di sti tempi molto facilmente, cioè molto facile che si cada. Però se sempre ci si pone alla base il perché, esatto, poi uno va a studiare anche la sua intenzione, perché secondo me... Ma non c'è senza secondo me, uno si preserva il suo cuore continuando a mettersi continuando a porsi delle questioni, a porsi delle domande, anche riguardo alla niya, perché c'è il rinnovare la niya continuamente, ok? Io sto facendo questa buona azione, non è che lo dico una volta poi per 10 anni io lo farò sempre con quell'intenzione, no, ogni volta me lo devo rimettere in testa, cercare di chiedere. E quindi la domanda che ci hanno posto prima, perché lo facciamo? Può aiutare tanto. Assolutamente. Bisogna trovare una risposta perché e ricordarselo continuamente, una volta trovata. Non pubblicare cose haramine. Vi faccio un esempio. Qualche anno fa, avevo un amico che ha pubblicato una storia in cui fumava. È chiaro che magari ci sono persone che fumano e ormai ne sono dipendenti e così via, però la questione è, va bene, fuma, perché appunto ormai sei lì e è difficile uscirne da un giorno all'altro, però non farlo vedere in pubblico, non mostrarlo. Perché devi mostrarlo alla gente? Perché devi mostrarlo nelle storie? Sono domande che ho chiesto a quel ragazzo.
e da quella volta ha smesso di farlo. Però la questione è proprio perché dovresti mostrare qualcosa che isemicamente non va bene? Cioè non va bene per te perché appunto... Scusami? Elimini i soci. La maggior parte di me... Puoi alzare la voce, scusami. La maggior parte delle cose che trovi sui social non sono halal. Appunto, poi ci arriveremo. Dipende da cosa segui. E ritorniamo col punto prima, cioè tu da utente devi chiederti cosa sto seguendo. Trovi persone, tu quando entri su Instagram, trovi persone che tu dici ma cosa stanno pubblicando, perché lo stai seguendo? Comincia a sistemare. Comincia a sistemare chi stai seguendo e chi no. Comincia a chiederti ma perché sto seguendo quella persona? Ha senso seguirlo? Se la risposta è no, lo unfollow. Se la risposta è sì, continua a seguirlo. In questo modo, quando entrate sui social, trovate cose più benefiche che dannose. Dicevo, non pubblicare cose haramine, tipo il fumare. Ma perché? Perché poi si ha una reazione da parte... Cioè, chi guarda quella storia ha poi un'influenza da quella storia. Perché dice, ma sì, dai, sta fumando anche lui, ma sì, ma fumo anch'io. E così via. Quindi tu, pubblicando la storia, non influenzi solamente te stesso, ma anche gli altri. In maniera negativa, in questo caso. Ecco, anche questo è un altro punto importante, che appunto... si ricollega al perché, cioè con quali post vuoi incontrare la Subhanahu wa Ta'ala? Cioè con i post che noi abbiamo oggi sui social, non so, ci viene da dire, caspita sì, con questi post sono contento di incontrare la Subhanahu wa Ta'ala? Sì? Sono contento per te? È una domanda da chiederci, se la risposta è no ragazzi, allora bisogna un attimo rivalutarsi, chiedersi perché, cosa c'è che magari potrei cambiare. E ricordatevi della morte, sì, non voglio farvi aver paura, però la morte fa riflettere ed è utile. Cioè io non penso che qualcuno qui voglia essere ricordato come Giulio. Giulio era un TikToker in grado di fare ballettini, wow, facce duck face, fece un enorme glow up verso 25 anni. Non so se è proprio questo il modo in cui vogliamo essere ricordati nella nostra vita. Se qualcuno vuole essere ricordato così va bene, però non so se è proprio il massimo. Ecco, qui entriamo in un altro mondo, la fama. Io sono famoso? Alhamdulillah. Non lo so. È importante? Ah, ok, meno male. È importante? Perché? Perché chi deve stare con me nella mia stanza? Perché sono famoso. Chi deve stare nella mia stanza deve essere famoso anche lui. Perché? Perché deve essere famoso anche lui? Perché non sono comunista. Tu non sei comunista? Non lo so. Cosa c'entra? Karl Marx è comunista ed è famosissimo, più famoso di tutti noi. Lui è? È mio cugino. Tuo cugino, mashallah. Cosa fa di cognome Marx? Ziad Marx? No, da parte della mamma, esatto. tu sei comunista? Dipende, alcune volte. Mashallah. Mashallah, mashallah. Bene, bene, bene. Allora la prossima volta ci farei una lezione sul comunismo. Quando volete. Va bene, va bene. Cosa? Dai, volentieri. Volentieri. Ma tornando a noi, secondo te la fama è importante, non è importante? Come lo valuti la fama? Cosa? Allora, in che senso? Io seguo una persona proprio parlando... Tu sei famoso. Cioè no, aspetta, no, scusate. La mia domanda è, l'essere famosi, il diventare famosi o che gli altri siano famosi è molto rilevante per te oppure no? No, ok, va bene. Vabbè, tanto ci ritorno a questa domanda, va bene, fai niente. Scusami, torna un attimo qui, che sennò... Dipende da cosa. Cioè, se tipo, non so, io pratico uno sport, no? Voglio punto un obiettivo. Sì. Ed è tipo diventare famoso, secondo me ci può stare. Ok. No, diventare conosciuto. Ok. Parleremo un attimo di questo argomento e toccheremo anche questo punto. Allora, la mia sintesi, la filosofia ibraimiana, su questo punto, dice... La fama deve essere un mezzo, mai come fine, perché sennò è la fine. Sì, frase un po' da bacio perugina, però è per farvi capire. Dipendere dalla fama, reputare che la fama sia la cosa più importante nella vita, è problematico. Problematico perché banalmente, cioè, se io dipendo dalla fama, cosa vuol dire? Che se i follower aumentano, sono stra felice. I follower diminuiscono, sono stra triste e depresso. Non è proprio il massimo legarsi alla fama in questo modo, perché sennò dipendi dalla fama. Dipende dalla fama, non so se è proprio il massimo, Perché sei felice... Si prende il fatto che l'uomo è un animale sociale.
Ok. E quindi avendo più relazioni con più persone, cioè avendo il numerino 30.000 persone, per esempio, io dici cavolo, sono più sociale, quindi sono più umano. Ok. Rispetto ad avere, non so, 100 followers, 50 follower, dici non sono niente. Cioè, se l'uomo è se stesso all'interno di una società, io non ho la società. Io ok. Ok, ok. No, vabbè, ha senso quello che tu dici. 3.000 persone non ce l'hai davanti. Un'illusione. Ci sta. Sì. Ok, comunque quello che tu dici ha senso, cioè, e spiega molte cose. Però qui noi non solo ci chiediamo come mai le persone fanno certi atteggiamenti, ma ci chiediamo anche quali dovrebbero essere i loro atteggiamenti. Cioè, ha senso che effettivamente noi puntiamo a 1 milione di followers, 3 milioni e così via? Dipende. Dipende. Se mi porta a fare soldi, sì. Sì? Se mi porta a fare soldi, sì. Ok. Va bene. Però il punto è che per averlo come mezzo, prima deve essere il fatto. Ragazzi, per favore. Attenzione, uno. Aspetta, scusami. Famoso da un giorno all'altro. Ok. Aspiri a diventare famoso e poi, se sei intelligente, poi utilizzi la fama. Guarda che poi. Ok. Però ragazzi, per favore, uno alla volta. Uno alla volta, che sennò qua ci siamo incasinati. Allora, come ho detto prima, è importante il perché lo fai. E allora a quel punto poi ha senso la fama. Ha senso la fama per raggiungere quel tuo perché, se sei utile al tuo perché. Per questo io dico, la fama deve essere come mezzo, non come fine. Cioè, aspirare alla fama di per sé non è un bene, è un male. È un male. Se lo aspiri come mezzo, ok, ha senso. Ha un mezzo per un male. Questo è il punto. Una alla volta, cioè, una alla volta. Come fai a aspirarlo come mezzo? La fama tu cosa? Quando sei famoso, ma non può essere un mezzo quando sei famoso. Cioè, prima di tutto è un fine. Okay. Quando raggiungi il fine, poi lo utilizzi come mezzo. Perché va bene. Cioè, non puoi utilizzarla come mezzo se non ce l'hai già. Va bene. Devi essere famoso. Va bene. Ma la domanda che pongo è: tu ora, Abderrahman, senti l'esigenza di. Cioè, tu che. Non so ora bene la tua vita, però tu hai un fine per cui ha senso cercare di essere famosi tu in questo momento? Questo è quello che io sto cercando di farvi capire. Cioè, partiamo da appunto, noi non siamo famosi. Perché non vogliamo essere famosi? Qual è il nostro fine? C'è un fine per cui vogliamo essere famosi? Allora, ok, cominciamo a essere famosi per raggiungere il nostro fine. Cioè, capite? Io sto cercando di farvi capire come la fama sia uno strumento, non un fine di per sé. E se diventa un fine, è la fine. Cioè, è problematica come cosa. La fama in Schopenhauer. Schopenhauer qualcuno l'ha studiato qua? Sì. Bravi ragazzi. Vi è depresso? No. No? Non vi è depresso, ma va bene. È un filosofo. Tu sei in quarta? In terza. Lo farai, tranquillo. Ecco, quando lo farai, ricordati queste cose così prendi 10. Ragazzi, torniamo a noi. Zinedine Zidane. Ok, ci siamo. Allora, la fama di Schopenhauer. Schopenhauer dice cose interessanti su questo punto. Ah, lui a proposito, nella sua vita non è stato famoso per lungo tempo. E ha sofferto per questa cosa, perché lui voleva essere famoso. È diventato famoso solamente nell'ultima fase della sua vita. Però, sulla fama, lui dice cose interessanti. E a proposito, prima di leggere la frase, vorrei farvi notare una cosa interessantissima, ovvero, gli influencer di oggi, quelli che noi vediamo sui social, sono famosi, sì, ma temporaneamente, cioè in questi anni, in questi decenni. Però se ci pensate, nei prossimi secoli saranno ricordati? Dipende. Scusami? Potrebbero essere ricordati. Sì, potrebbero, sì. Però la stragrande maggioranza, per com'è la situazione oggi, sì. Saranno ricordati tra, che ne so, tra mille anni? No. Perché? Perché ci saranno altri nuovi influencer. Ok. Una alla volta, alzate la mano, una alla volta, prego. Se tipo pensa ai cantanti, non so, del 1800. Ok. Non è che se li ricordano tutti. Ok. Prossimo prego. Che traccia ha lasciato? Dipende da che traccia ha lasciato. Prego, Abderrahman. Dicevo che cioè, devi prima scrivere la storia. Ok. Se non lasci niente alla storia. Ok. Quello che. Prego. Secondo me anche la parola influencer fa capire quando una persona è veramente importante, perché se lascia una traccia vuol dire che ha realmente influenzato le persone e ha dato un contributo importante alla società.
Hai ragione, molto affascinante. Quello che è ancora più affascinante, comunque non capisco perché tutti i commenti arrivano da qui, da lì, zero. Ragazzi, cioè... Allora, una cosa affascinante che mi è venuta in mente in questi anni, ovvero come gli influencer che ci sono oggi, che sono noti a noi oggi, molto probabilmente non saranno famosi nei prossimi secoli. Però la cosa affascinante qual è? È che molti filosofi, economisti e più politici, magari a noi, cioè, non li conosciamo oggi, però a lungo termine potrebbero essere strafamosi molto più di quanto ne immaginiamo. Cioè Socrate non aveva TikTok, non faceva ballettini, non ha scritto neanche un libro Socrate, per dire. Eppure noi lo conosciamo ancora oggi. Quanti secoli sono passati? Tantissimi. Quindi è molto affascinante, cioè magari oggi ci sono gente che appunto è lì a fare filosofia, a fare economia, a fare scienze politiche, a noi sconosciute, e poi col secolo diventano stranote, come Van Gogh durante la sua vita non era conosciuto, Schopenhauer lo stesso, e niente, era giusto per riflettere. Schopenhauer dice, solitamente la fama quanto è più è destinata a durare, tanto più è lenta a venire. Tutto ciò che è pregiato matura lentamente, cioè la fama che dura seriamente nei secoli è lenta. È lenta nel senso che uno se vuole seriamente diventare famoso nei prossimi secoli, deve tener conto che la fama non arriva da un giorno all'altro. La fama seria che dura nei secoli. La fama duratura è come una quercia, dice Schopenhauer, che cresce molto lentamente su dal suo seme. La fama facile, effimera, assomiglia alle erbacce che spuntano, sì, spuntano molto facilmente, sì, ma poi appassiscono anche lì molto facilmente, dice Schopenhauer. E poi Schopenhauer ricorda anche che la ricchezza e anche la fama è come l'acqua del mare, cioè più ne bevi, più hai sete. Cioè, voi, non lo so, però una persona che ha come fine la fama non è che a un certo punto dice, ah ok, sono famoso e finisce qui. Tendenzialmente, se ha come fine la fama, continuerà all'infinito. Perché? Perché non si accontenta mai. Ed è proprio come l'acqua del mare. Tu più ne bevi, più hai sete. Schopenhauer continua dicendo, evitiamo l'invidia, perché non sarai felice finché ti tormenterai perché un altro è più felice di te. Sulla fama, Muhammad Ali ci dà uno spunto interessante. Ed è appunto lui che... può farci capire meglio in che senso la fama deve essere come mezzo e non come un fine. Ah, ok. Non lo so. Is to talk to people like in your country, to help poor people, to use my title to represent the little people, because big people, when they get famous, they don't talk to little people no more. They're riding around with limousines and bodyguards, and they act like they're better than some people. My purpose in boxing is to become great, to become world famous, and still be humble to speak the truth for little people, regardless of race, creed, or color. So I'm not wrong for boxing, because my purpose is good. Now my life is gone. Mannaggia. Allora, vabbè, in sintesi, lui dice il mio scopo sì è diventare famoso, diventare grande nel box e così via, sì, ma per un messaggio, sì, il suo messaggio, non so se sapete qual è, bravo, lui si è dedicato nella sua vita a distruggere il razzismo, a combattere contro il razzismo, infatti poi in altre parti del video lui dice il mio scopo è parlare della situazione dei neri qui in America. Il mio scopo è far capire alla gente la situazione pessima in cui vivono i miei appunto, i miei simili, sì. Suona male. Vabbè, spero che sia capito. Questo è un modello giusto, cioè il suo obiettivo non è essere famoso di per sé, ma usare la fama per raggiungere un altro obiettivo più nobile. Ah, ok. Anche questo è un altro video interessante. Corsa folle alle visualizzazioni e non sta leggero un intero. Vi faccio un esempio. Se io dovessi fare visualizzazioni, secondo voi funziona di più se faccio un video dove parlo del marketing di Zoom, del business model di Nespresso, così, oppure faccio un video che vado al Molo di Brighton, mi vesto da Superman, mi tiro giù le mutande e adesso vado in diretta, provo a spaccarmi la testa contro l'oceano, funzionerà? Venite, seguitemi, spolleggiatemi.
sono morbosi, quindi fai un sacco di visualizzazioni. Certo che fai più visualizzazioni schiantandoti la testa da Mario Brighton, ma che visualizzazioni sono? Vuoi un pubblico di gente che è lì che tanto non comprerà niente da te, non gli interessa quello che fai, non gli interessa chi sei, ma schiattati che tanto non ci frega niente per un attimo di divertimento. Oppure vuoi delle persone di meno che però ti seguono e apprezzano veramente chi sei e cosa fai? Rispondimi. È corsa folle alle visualizzazioni che non sta in cielo né in terra. Vi faccio un esempio. Ok, spero vi sia utile per riflettere. Cioè, stai dicendo, ragazzi, cioè, non è proprio il massimo essere noti per quello che ne so, fa... Adesso non lo so, però avete capito, dai. Sì, dai, è comprensibile. Cosa? Non hai capito? Allora, quello che stai dicendo è... Cosa? No, no, dai, provo a spiegarlo io in maniera facile, cioè, aspetta. Tu guardi me contro te, eh? Ok, meglio così, guarda. No, perché... No, ho fatto una domanda. Allora, quello che stai dicendo è, quando userai i social, usali in maniera consapevole e non fare cose per cui magari ti potresti pentire. Cioè, banalmente, se tu ti metti a... se tu guardi i social, ci sono persone che magari fanno cose stranissime, tipo, che ne so, lanciarsi dal balcone o mangiarsi la pizza con l'ananas. Perché lo fanno? Per far sì che tanta gente li guardino. Ok? Però questo non va bene, perché poi la gente ti guarda solamente per farti... affinché tu faccia delle cavolate, con cui magari ti fa anche del male, no? Perché saltarsi dal balcone è pericoloso. Ok? Quindi lo stai dicendo... Se tu vuoi diventare famoso, siilo, però non in questo modo. Hai capito? Ok, fantastico. Ce l'abbiamo fatta. Ok, riguardo il tema dei desideri, della fama, anche della ricchezza, ricordiamoci sempre una cosa molto importante. Ricordiamoci di Omar Ibn Khattab, quando nel mercato vide un uomo che comprava le cose, comprava oggetti, comprava prodotti continuamente. Come noi oggi siamo, diciamo, alcuni possono essere schiavi del consumismo, potremmo dire. Anche quell'epoca c'era. Allora Omar ibn Khattab va da lui, lo rimprovera e gli dice: "Awakullama ishtarait?" Cioè, ogni volta che desideri, compri? Cioè, non ti rendi conto che magari sei schiavo dei tuoi desideri? E quindi l'islam invita alla moderazione, cioè, non è che non devi comprare nulla, ma allo stesso tempo non devi esagerare dall'altra parte. E infatti c'è una domanda molto interessante che uno può porsi islamicamente. Può, appunto, una persona musulmana essere ricca? Cioè, è un bene che sia ricca? Può? No? Sì, decidetevi. Uno alla volta. Sentiamo il no. Perché ho scoperto che tipo tu, cioè, quando sei ricco tu verrai giudicato per ogni centesimo che stai. Sì. Ok. Ok, è una responsabilità. Sentiamo il sì. Perché è un bene. Ok. Okay. Il povero secondo me spiega, cioè, utilizza i soldi in modo meno consapevole. Ok. Va bene? No. Raga, per favore. C'è qualcuno che vuole dire qualcosa? Ok. Per mangiare. Ok, ragazzi, uno alla volta, che sennò qua c'è un casino pazzesco. Allora, questa domanda fu fatta ad Ahmad ibn Hanbal. Può... Cosa? L'ho fatta io? Ad Ahmad ibn Hanbal? No, scusate. Allora, ripeto da capo. Può una persona musulmana essere ricca? Fu chiesto ad Ahmad ibn Hanbal. La sua risposta è sì, in sintesi, è sì, ma ad una condizione, ovvero che questo mondo, con le sue ricchezze, con la sua fama, con tutto ciò che c'è, sia nelle tue mani e non nel tuo cuore. E allora gli fu chiesto anche: ma scusa, ma come faccio io a capire se effettivamente questo mondo è nelle mie mani o nel mio cuore? Allora Ahmad ibn Hanbal disse: c'è un segnale, ovvero che se la tua ricchezza o la tua fama aumenta, sei felice, sì, ok, ma non eccessivamente. E se la tua fama, la tua ricchezza diminuisce, va bene, sei anche un po' triste, però non eccessivamente. Cioè, quello che intendo dire è, la ricchezza di per sé non è un male, anzi, siate ricchi. Però,
appunto è, ricordatevi che è effimera la ricchezza, ricordatevi che non deve comandarvi, dovete comandare la ricchezza e non farvi comandare da essa, proprio come anche la fama. Ricordatevi queste cose e fate sì che tutto questo sia nelle vostre mani, siete voi che controllate e non nel vostro cuore, non deve essere il vostro fine nella vita. Prego, vuoi dire qualcosa? No? Ok. Questo, secondo me, è molto, molto importante da tenere in considerazione nella propria vita. E Schopenhauer anche lui lo dice un pochettino, perché lui dice l'eccessivo attaccamento alle cose materiali e agli individui, o persino, vabbè, o agli individui, è la fonte principale della sofferenza umana. L'uomo può ottenere dall'esterno assai meno di quanto creda. C'è un versetto coranico molto bello che dice la vita terrena non è altro che godimento effimero. E ricordiamoci queste cose, perché noi spesso ce le dimentichiamo. Un altro concetto importante per chi pubblica è ricordarsi di questo, di questa frase, analasto kodua alla focot mastur, cioè io non sono, io persona che pubblico, non sono una persona perfetta, ho i miei limiti, ho i miei difetti, ho i miei peccati, semplicemente non lo faccio vedere alla gente, ed è per questo motivo che la gente pensa bene di me. Però in realtà non sono un essere perfetto, ed è importante ricordarselo e ricordarlo anche agli altri. Ibn al-Jawzi disse, sappi che se le persone sono colpite da te, in realtà sono colpite dalla bellezza, dalla bellezza della copertura dei tuoi peccati da parte della Subhanahu wa Ta'ala. Cioè, se magari noi scoprissimo i peccati, non so, ma magari è successo anche a voi, cioè magari, che ne so, scoprite il peccato di qualcuno e allora cambia il modo in cui voi pensate a quella persona. Ecco, Ibn al-Jawzi ci sta dicendo, quando una persona vi stima, ricordatevi che non è perché siete perfetti, ma è perché molti dei vostri peccati non sono conosciuti all'altro. Ricordatevi di questo. Ed è importante poi per ricordarsi questa cosa qui, cioè, noi pensiamo sempre agli haters. Quando pensiamo ai social, pensiamo sempre agli haters come un problema, perché ci insultano, ci odiano e così via. Ma anche i lovers sono dei problemi. È un problema. Le persone che ci amano eccessivamente sui social, anche quello è un problema. Perché chi ti odia ti dice fai schifo, e i tuoi capelli fanno schifo, non sei bravo a fare niente. Chi ti ama eccessivamente ti dice ah ma sei un santo, ma sei perfetto e così via. E sono entrambi problematici perché tu non sei né l'uno né l'altro. Prego. Secondo me gli haters però servono. Gli haters cosa? Servono. Servono perché? Magari ti insulta dicendo qualcosa, te cerchi di migliorare. Ok, ok. Ok, va bene, allora qui bisogna un attimo differenziare. Io, per haters in questo caso, intendo dire chi ti insulta e basta. Tipo, sì, capelluto schifoso, ciccione del cavolo, magrolino... Sì, ok, ma c'è modo e modo, non credi? Non credi? C'è modo e modo. C'è modo e modo. Sì, aspetta, però c'è modo e modo. Ragazzi, ragazzi. Ragazzi, piano, 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 torniamo a noi. Ragazzi, torniamo a noi. Alzate le mani se volete intervenire, mi raccomando. Allora, nessuno qua lo sa, se non mio fratello, che io ero ciccione, ok? E, alhamdulillah, come vedete ora, sono dimagrito, anche se purtroppo sto ringrassando di nuovo. Eh? È di massa. Cosa vuol dire di massa? Allora, quando fare palestra? No, però vabbè, non apriamo questi argomenti, sennò non finiamo. Pure io ero ciccione. Aspetta, scusami, non voglio adesso dilungare la cosa, magari poi me la spieghi dopo, va bene? Scusami. Quando fare palestra te lo dico. Va bene, grazie. Io devo ancora fare palestra, quindi poi mi insegni. Torniamo a noi. Dicevo, fare critiche costruttive ci sta, è quello che ci vuole, ci sta. E appunto... Ci sta, però appunto in questo caso io per haters si intendo qualcuno che ti insulta e basta, nero del cavolo, ad esempio, ok? E anzi, critiche costruttive fanno bene, anzi, è giusto che uno le chieda continuamente, prego. No, comunque dall'esempio che hai fatto vanno distinte due cose, va distinto il commento negativo insensato, che sarebbe l'insulto, esatto. E la tua reazione positiva.
senso, se per te è importante dimagrire e quella cosa sbagliata ha innescato in te il meccanismo affinché tu, non so, andassi a fare sport dato che non te lo vedi, non è che allora quella roba va bene, quella roba non va bene comunque. Sei tu che hai reagito positivamente a uno stimolo negativo, non sei capito? Nel senso, lui che ti ha insultato, ha sbagliato, e tu dici, uno mi dice Ciccio, tu dimmi quanto tempo ho. No, vabbè, non intendo così, però era un esempio. Ah, ok. No, niente, perché effettivamente uno deve imparare. Ma se io mi sento ciccione e uno viene a dire sono ciccione, non è bello, cioè comunque. Sì. Cioè, se è uno che non conosco, me non fa niente. Ok. Però lì in generale la cosa migliore è, se vuoi dare un consiglio, sì, dallo. Dai un consiglio, però. Scusami, Zietto. Dico, la cosa migliore qual è? Dai un consiglio, sì, ma in maniera educata, no? Questa è la cosa migliore da fare. Ed è questa la cosa migliore da aspettarsi dalle persone che ti seguono magari sui social. L'umiltà. Ecco, anche questo è un concetto molto importante, perché spesso ce lo dimentichiamo. Essere umili. Ci sono quegli influencer che dicono, ah, questa è la verità assoluta, io ho ragione, il DDL Zan è giusto, punto e basta, non ci credi, sei omofobo. Oppure il contrario, il DDL Zan è sbagliato, ci credi, fai schifo, e così via. L'umiltà sia a livello di conoscenza, sia a livello personale, e così via, ce lo insegnano molto i nostri sapienti. Hasan El Basri dice, riguardo l'umiltà, è alla Torah musliman il antasunna annahu khairun minka, ovvero l'umiltà è che tu, ogni volta che vedi una persona musulmana, ma nel nostro contesto direi anche non musulmana, e pensi che quella persona potrebbe essere meglio di te, magari non in tutto, però in qualcosa. Questa è l'umiltà, dice Hasan al-Basri, ed è bellissima come frase, molto pragmatica. Ash-Shafi'i era molto umile, l'imam Ash-Shafi'i, cioè ragazzi stiamo parlando dell'imam, non di Jordan Peterson, Andrew Tate, dei nostri giorni. Ash-Shafi'i dice... Ragazzi, se sbaglio, non seguitemi, seguite il profeta Muhammad, pace venga su lui. Magari quello che dico non è vero, che poi Shafi'i, tipo, in uno di questi libri qua, adesso non mi ricordo, però è molto umile, ma anche gli altri sapienti lo sono. In generale i sapienti musulmani, cioè, hanno tanto da insegnarci, perché dicono, stiamo sbagliando, ditecelo. Il nostro obiettivo è seguire l'Islam. Non sto dicendo qualcosa che va contro la Sunna, ditemelo. Ash-Sha'rawi. Anche Sha'rawi è un personaggio interessante su questo tema, perché qualcuno di cui lo conosce, no? Tutti lo conoscete? Ci sono tipo i suoi libri lì? The Sha'rawi. Se non sbaglio, sì, sono quelli. Vabbè, è comunque un personaggio interessante musulmano che nel Novecento era molto noto per Tafsir al-Qur'an, l'esegesi del Corano. Scusami? Sì, esatto, rifletteteci su questa cosa. Cioè lui, ecco ragazzi, riflettiamoci anche su questa cosa. Zied, riflettiamoci anche su questa cosa. Cioè, l'imam Sha'rawi è morto, da quanti anni? Tanti. Eppure è ancora vivo tra noi, nel senso che vediamo ancora i suoi video apparire su TikTok, su Instagram, su YouTube. Chissà quante Hasan sta prendendo per tutto quello che ha prodotto con i suoi contenuti, per la fama, per come l'ha sfruttata la sua fama. Sta prendendo un sacco di Hasanet, anche da morto. Ed è qualcosa su cui rifletterci su. L'imam Sha'rawi alcune volte, una volta gli è capitato di, diciamo così, tirarsela, se così possiamo dire tra di noi, tirarsela e sentirsi magari migliore degli altri. E allora per cercare di ricordarsi il concetto di umiltà, è andato in un bagno di una moschea e ha cominciato a pulirlo, per rivalutare se stessi, per rivalorizzare il concetto di umiltà in se stessi, ricordarsi che sono una persona qualunque, proprio come tutti gli altri, non sono un essere perfetto, e così via. Ora vorrei parlarvi soprattutto della figura dell'influencer. Noi siamo soliti pensare che gli influencer ci influenzano, ma non ci... cioè, difficilmente ci accorgiamo di quanti sono influenzati gli influencer. Cioè, gli influencer sono stra-influenzati. Perché? Allora, solitamente gli influencer che conosciamo sui social sono molto giovani. Giusto? Sono molto giovani, di solito. Ok. E di solito, proprio perché sono giovani, sono privi di esperienze di vita. E allora cosa succede? Che questi ragazzi si ritrovano con una popolarità molto vasta, difficile da gestire, perché immaginatevi appunto da un giorno all'altro avete 1 milione di followers e siete ancora dei ragazzini, cioè non è proprio così facile capire come gestire questa cosa. Allora cosa succede spesso?
che non sono l'influencer a gestire, ma sono altri a gestire al posto loro. E quindi cosa succede? Che dall'influenzare passa facilmente ad essere influenzato, perché appunto affida la sua popolarità ad altri e quindi si fa influenzare da, specialmente da varie cose. Appunto, l'influencer smette talvolta di dire ciò che pensa seriamente, smette di dire al pubblico le sue vere idee, spesso perché, ok, alcune volte non hanno idee, ma soprattutto perché si ritrovano ad essere dipendenti da denaro, aziende, pubblico. Cosa significa denaro, aziende, pubblico? Nel senso che l'influencer si trova in questa tensione. Denaro, aziende, pubblico. Scusami. Sì, vai pure. Poi il problema è che penso sia un circolo continuo. Sì. È una roba assurda. Sì, è una tensione continua. È una cosa anche tra di noi lo facciamo. Sì. Nel senso che a volte poi vengono posti degli standard e chi influenza è influenzato in modo diretto o indiretto e quindi promuove questi standard qui. Noi utilizzando questi contenuti, usufruendo di questi contenuti, magari supportando in modo inconscio a volte il like, tra virgolette, a cui non pensiamo tanto, io metto like comunque, supportiamo anche noi stavolta quel tipo di posizione, quella visione standard, e quella visione standard diventa ancora più applicata. Magari non ci crede nessuno, o poi la maggior parte delle persone non ci credono, però è così. Lo ritroviamo in qualsiasi aspetto. Un esempio che abbiamo visto prima, dato che abbiamo parlato, è l'ipersessualizzazione. Il fatto che le persone di questi tempi vendono oppure mettono in mostra il loro corpo. Entrambi i sensi, sia tra le ragazze che tra le ragazze, è una cosa molto diffusa. Ed è pure che si è creato una sorta di circolo, che quindi tu per mantenere o ottenere quel tipo di popolarità devi farlo. Le persone supportano tramite like o commenti a volte consci, a volte inconsci, supportando a loro volta questo tipo di pratica, però magari a nessuno piace così tanto. Solo che intanto in un circolo di questo tipo poi tu poni rendi quella cosa una normalità. Ed è un po' difficile, io stesso non mi sono espresso molto bene, però è tutto connesso in qualche modo. No, certo, ma ha senso quello che dici e alcuni punti li toccherò proprio tra poco. Alcuni punti. E sì, comunque diciamo che l'essere influencer non è proprio una vita facile. Cioè, e io spero che ne siamo consapevoli qua dentro. Perché spesso non ne siamo consapevoli. Perché spesso tu che sei influencer ti ritrovi in una posizione strana. Perché arriva l'azienda che ti dice, guarda, ti do tanti soldi se convinci il tuo pubblico a fare una certa cosa. Quindi tu che sei appunto influencer ti trovi a farla. Perché magari per i soldi lo fai. E il problema dell'influencer qual è, ragazzi? È che la finzione ha preso il posto delle nostre intenzioni. Cioè, l'intenzione dell'influencer diventa poco rilevante a un certo punto, in alcuni casi, e diventa più rilevante la finzione. Cioè, quindi ad esempio, che ne so, magari io sono, non lo so, magari io sono, mi viene in mente qualcosa, però, ma che ne so, io mostro sui social che la mia vita è perfetta, però io non sono convinto che sia corretto mostrare che la mia vita è perfetta. La mia vita non è perfetta, ha i suoi problemi e così via. Però magari io evito di dirlo in pubblico. Perché? Perché se lo dico sembro meno perfetto. E allora mi è difficile vendere magari certi prodotti, mi è difficile attrarre sempre l'attenzione degli altri e così via. Vabbè, io l'ho detto in maniera così, magari, però spero si è capito. Nel senso che l'influencer talvolta si trova a mettere le proprie intenzioni, le proprie idee da parte per evitare di non essere più influencer, ecco. Ma pensiamo ad esempio anche all'ultimo anno in cui vari influencer prendono posizioni su vari temi, Black Lives Matter, DDL Zan, e così via. Magari loro manco ci credono in quello che dicono, magari loro dentro di loro sono contro queste cose, magari sono pro, non lo sappiamo. Però si ritornano a farlo perché se non lo fanno perdono pubblico magari, oppure le aziende non lo supportano e così via. E quindi si muove l'influencer talvolta, si muove per convenienza. E si muove per convenienza perché, cioè, si trova in quella posizione, non è che può fare molto. Però la problematica è come cosa? Cioè, muoversi per convenienza non è proprio il massimo.
magari tu sei contro qualcosa che stai per fare, però ti ritrovi costretto a farlo per motivi economici magari, perché sennò il tuo pubblico ce l'ha contro di te magari, e così via. Infatti io penso che la cosa migliore qual è? È partire proprio dal perché lo fai, caspita. E da lì capisci che pubblico vuoi avere, perché crearsi un proprio pubblico è importante e capire che qualità di pubblico avere è importante. Spero si sia capito qualcosa. ecco, questo è il rischio. Questo è il rischio di trovarsi in questa situazione, che poi divinizzi il denaro, che poi tu insegui continuamente il denaro e quindi il tuo dio diventa il denaro. Diventi schiavo del denaro. E chi è schiavo del denaro non è che proprio vive benissimo. E appunto, molti influencer prendono posizione in base a come va il pubblico. In base a come va il pubblico, cioè il pubblico oggi è contro DDL Zan, va bene, sono contro anch'io. Il pubblico oggi è pro DDL Zan, va bene, sono pro anch'io. E così via. Questo però è problematico. Martin Luther King cosa dice? Dice, sono persuaso che la maggioranza dei neri, nel mio tempo, dice Martin Luther King, respinge la violenza. E tuttavia, anche se non fosse così, non mi interesserebbe comunque essere un leader che segue le tendenze. Mi rifiuto di stabilire che cosa è giusto e cosa non lo è facendo un sondaggio. Un vero leader non è uno che va a caccia di consensi, è uno che plasma il consenso. E quindi questo per farò capire che cosa? L'influencer talvolta è più influenzato che influenza gli altri. E questo è molto importante, perché noi spesso ce lo dimentichiamo e pensiamo, e alcuni tra noi pensano, io da grande voglio fare l'influencer. Sì, ma perché vuoi farlo? Qual è il tuo scopo? E voi ritrovate in